Sulla felicità che dono nei musei è stato scritto molto, ma anche in questo volumetto rosso ci sono tanti pensieri dedicati proprio al Museo di Castelvecchio di Verona, che sono stati raccolti in occasione dei 50 anni dall'allestimento di Carlo Scarpa di questo nostro museo di Verona. E chiaramente le esperienze sono le più diverse, ma qui sono venuti direttori di musei, colleghi, artisti che hanno lavorato insieme allo staff del museo. E in questo caso c'è un amico, Maxim Ketov, con cui abbiamo realizzato parecchie mostre e una grande mostra su Pisanello, che è qui alle mie spalle, con la Madonna della Quaglia, e perciò questa lettura che lui ci ha lasciato, che vorrei dedicare a Maxim, questo amico, la voglio leggere a voi. L'emozione di ritrovare questo luogo 20 anni dopo averlo visitato da studente, la più grande lezione di Scarpa è soprattutto non imitarla. Quanto è stato bello lavorare nelle sale di Castelvecchio, camminare senza scarpe per godersi i rivestimenti, sdraiarsi per terra per apprezzare le prospettive e i soffitti, incontrare gli artigiani dell'epoca e lavorare di nuovo con loro, ricevere l'accoglienza calorosa ad ogni arrivo di tutta l'equipe. E questo è ancora quello che noi viviamo e oggi che io provo guardando questo dipinto, che è uno dei straordinari capolavori che ci ha lasciato Pisanello, la Madonna della Quaglia.